Amici di Player Inside, buona domenica e bentornati alle news della settimana. A quanto pare noi videogiocatori saremmo pronti a pagare anche più di quanto costino adesso i videogiochi. A comunicare questa lieta novella che in effetti non sapevamo è il CEO di Take-Two. Il CEO di Take-Two sostiene che, per esempio, nel caso di NBA 2K21, il pubblico ha percepito nettamente la qualità del gioco a fronte dell'aumento di prezzo e soprattutto la sua elevata rigiocabilità. In un gioco di basket, figuriamoci se la rigiocabilità non debba essere la prima cosa, e quindi mi stupirei se il pubblico percepisse l'aumento del prezzo come qualcosa di motivato a fronte di una rigiocabilità che già ci sarebbe dovuta essere da prima e che c'era già da prima in uno sportivo. Comunque, sempre il CEO di Take-Two ha fatto sapere che in futuro potrebbero esserci aumenti di prezzo a fronte però di una qualità e di una percezione di tale qualità nei confronti dei prodotti di Take-Two sempre maggiore. Quindi è un po' come se il videogiocatore fosse quell'utente esigente che si spende di più ma ottiene di più. È una dichiarazione sicuramente scomoda che farà molto chiacchierare ed è questo ciò che vogliamo, che voi ne chiacchierate qui sotto nei commenti, perché poi leggeremo la cosa sicuramente in Contro News lunedì alle ore 21 su Twitch. Vi ricordiamo sempre, come ogni lunedì, Contro News, in cui leggiamo i vostri commenti e ne leggiamo anche alcuni in diretta. L'account Twitter di PlayStation Arabia ha promesso una sorpresa in arrivo e lo ha fatto con un misterioso teaser che include alcuni simboli che sembrano geroglifici. Verrebbe quindi da pensare a qualcosa relativo all'antico Egitto e qualcuno ipotizza Uncharted. Ovviamente appena la sorpresa sarà svelata ne parleremo insieme, ma intanto si è fatto sentire anche Neil Druckmann di Naughty Dog. In realtà ha semplicemente affermato di non poter dire nulla sui prossimi progetti di Naughty Dog, ma ha chiesto ai fan di avere pazienza perché ci sono alcune cose che non vede l'ora di mostrarci. L'insider omnipotent ha affermato che in Elden Ring ci sarà sicuramente il PvP come nei Souls. Ritorneranno anche le classi, come si evince dal trailer trafugato che vi abbiamo mostrato in un video dedicato che passa qui in scheda. Inoltre, sempre a proposito di quel trailer, omnipotent afferma che non rivelerebbe nulla di così clamoroso da spingere From Software a farne uscire uno ufficialmente il prima possibile. Ovviamente si tratta solo di rumor, ancora ufficialmente From Software è in silenzio. Buone notizie sul fronte PlayStation 5, sembra quasi un miracolo sentire una frase del genere in questo periodo, perché sembra che GameStop abbia dichiarato guerra ai bagarini, pur non potendo poi fare molto se non esortando gli utenti a non acquistare da questi ultimi e soprattutto cercando di limitare la quantità acquistabile per ogni singolo acquirente a una sola unità di PlayStation 5 e anche di Xbox Series X, ma soprattutto la famosa e famigerata catena di negozi americana ha dichiarato di prevedere degli approvvigionamenti di PS5 nell'ordine di un quantitativo sempre maggiore settimana dopo settimana. In seguito a tale dichiarazione però sembra che i bagarini siano adesso in maggiore difficoltà a vendere le loro PlayStation 5, che quindi potrebbero rimanere invendute a quei prezzi folli a cui le propongono loro. A darci alcuni indizi in tal senso non solo sarebbero alcune dichiarazioni di alcuni insider che avrebbero dichiarato appunto che alcuni bagarini sarebbero adesso in difficoltà a smaltire le loro quantità di PlayStation 5 a quei prezzi folli, perché se le mettessero a prezzi normali chiaramente non ci guadagnerebbero nulla, ma le venderebbero subito. Ma anche la catena di negozi CEX o CEX, che effettivamente prima di adesso metteva le console PlayStation 5 in vendita a 810 sterline a dicembre e adesso ha ribassato i prezzi a 750 sterline. Il fatto che abbiano dovuto abbassare i prezzi certamente indica che qualcosa non va in tutti questi prezzi così alti e che la gente si sta stufando di vedere e di acquistare a questi prezzi folli. Per quanto di notizie relativamente più leggere e confortanti si sia parlato nell'ambito di PlayStation 5 questa settimana, comunque vogliamo allietarvi con questa PlayStation 5 a tema The Last of Us, molto bella e personalizzata. Un'altra notizia interessante di questa settimana riguarda il PlayStation VR 2, ovvero il visore per la realtà virtuale di nuova generazione per PlayStation 5, che ancora non si è mostrato, ma è spuntato un brevetto, l'ennesimo brevetto made in Sony. Secondo questo brevetto sembra che il giocatore potrà usare con il VR 2 qualsiasi oggetto a disposizione a casa propria, persino una banana per simulare magari una spada o qualcos'altro. La cosa è parecchio figa, devo confessare, perché unisce la realtà aumentata alla realtà virtuale e quindi permette di usare oggetti di uso comune come se fossero un controller o qualcosa di simile. Ma mi immagino la scena. Aspetta che la potenzio, aspetta che la potenzio. Ok. Vai.
Hadouken! Dov'è che la deve infilare questa? Qualche mese fa, se vi ricordate, si era parlato di un nuovo Assassin's Creed ambientato in Francia, ma durante la guerra dei cent'anni. Questo rumore è adesso ricomparso per bocca di alcune fonti, non molto attendibili, di 4chan, ma che vi comunichiamo semplicemente per far scaturire un dibattito in contronews. Secondo questi rumori, il gioco sarebbe ambientato appunto nella Francia della guerra dei cent'anni, si chiamerebbe Assassin's Creed Tournament e il protagonista dovrebbe affrontare alcuni tornei. L'alchimista francese Flamel aiuterebbe il protagonista con le sue abilità e l'alchimia sarebbe appunto una delle novità del gameplay. Tournament sarebbe pensato per la nuova generazione e uscirebbe nel 2022. In un'intervista su Edge, il director di Resident Evil Village, Morimasa Sato, ha affermato che nella storia del gioco ci sarà una grandissima sorpresa. Ovviamente non ha detto di che si tratta perché altrimenti non sarebbe una sorpresa. Inoltre ha ammesso che la scelta della visuale è stata oggetto di discussione all'interno del team, che alla fine ha optato per la prima persona per conferire un maggior senso di paura nel giocatore. Inoltre, secondo il famoso insider Das Golem, Capcom sarebbe al lavoro su diversi progetti paralleli, tra cui anche Resident Evil 9, addirittura dal 2018. Ritorniamo a parlare di Nintendo Switch Pro, se ne è parlato tanto nell'ultima settimana, per lo più sotto forma di voci di corridoio, ma anche di leak riportati da Bloomberg, che non è proprio l'ultimo arrivato. Sembra che Nintendo Switch Pro possa avere uno schermo più grande, si passerebbe dai 6,7 pollici dell'attuale Switch ai 7 pollici precisi, che dovrebbe essere OLED, pur mantenendo in portatilità la medesima risoluzione dell'attuale Switch, quindi 720p, ma che inserito nel dock e quindi fruito sul televisore potrebbe arrivare a 4K. Sembra che alcuni sviluppatori possano essere già al lavoro su alcune esclusive per il nuovo Nintendo Switch Pro che quindi non girerebbero sul Nintendo Switch attuale. La cosa non ci fa molto piacere perché, come detto in apertura della notizia, effettivamente già ci siamo passati col New 3DS, che permetteva di usare alcuni titoli in esclusiva che non giravano sul 3DS classico, ma sappiamo tutti com'è andata a finire, ci sono stati veramente pochissimi titoli e la cosa non è stata poi sfruttata più di tanto. Ma soprattutto stentiamo a credere, anche se ci siamo già passati con New Nintendo 3DS, che Nintendo voglia far sentire svantaggiati gli acquirenti del Nintendo Switch normale o del Lite. Epic Games ha da poco acquisito Mediatonic, lo studio di sviluppo di Fall Guys. Questo non cambierà nulla sulla distribuzione di Fall Guys, ma anzi il gioco dovrebbe beneficiarne con nuove feature come l'account, il crossplay e altre modalità. Un dato interessante dal Regno Unito: nel 2020 il denaro speso dagli inglesi in videogiochi è stato per l'85,4% destinato al mercato digitale. In generale tutto il mercato dei videogiochi in crescita, ma sicuramente la parte fisica sta soccombendo sempre di più a quella digitale, con un'accelerazione marcata dovuta ovviamente al Covid-19. Due notizie fantastiche dal mondo degli sports. Il team italiano Makers. Ha vinto le finali della FIFA eClub World Cup e quindi è adesso campione del mondo. Un altro italiano che si è aggiudicato il titolo di campione del mondo è Raynor, adesso campione Intel Extreme Master di StarCraft 2. Ha battuto in finale il coreano Zest a Katowice, aggiudicandosi il titolo e il premio finale di $65,000. Complimenti ragazzi, siamo fieri di voi! Il 25 marzo si terrà il nuovo Future Game Show, che promette ben 40 giochi da diversi team, tra cui anche Sega ed Electronic Arts, per un po' tutte le piattaforme. Potrebbe esserci roba veramente interessante, ma anticipo i vostri commenti: personalmente mi sento di escludere la presenza di Elden Ring, perché altrimenti si sarebbe specificato anche Bandai Namco, oltre che Electronic Arts, Sega, Warner Bros. E gli altri. Ovviamente lo show sarà trasmesso in streaming e noi lo seguiremo come sempre insieme a voi su Twitch. Mentre Electronic Arts ha ribadito durante la settimana appena trascorsa che EA Play arriverà anche nell'Xbox Game Pass su PC. Per adesso ricordiamo che EA Play è disponibile soltanto nell'Xbox Game Pass di Xbox. La class action contro FIFA di Electronic Arts è stata cancellata, poiché il fatto non sussisterebbe. Il motivo della class action contro FIFA era da ricercarsi nel sospetto che la DDA, ovvero Dynamic Difficulty Adjustment, ovvero una difficoltà dinamica che rendesse insomma le partite scriptate, fosse presente anche in FIFA Ultimate Team e non soltanto nel gioco base. Insomma, il sospetto di molti videogiocatori di FIFA era quello secondo cui il gioco, l'intelligenza artificiale del gioco, rendesse più facile prendere un palo e invece aggiustasse la mira del giocatore avversario durante un certo momento di gioco, proprio per rendere la partita più difficile e, nel caso del FUT FIFA Ultimate Team,
far ricorrere il giocatore a continui spacchettamenti per ottenere una squadra più forte. Ma l'accusa è decaduta perché gli sviluppatori hanno dimostrato che, a quanto pare, tale aggiustamento dinamico della difficoltà o script, secondo molti, non sussisterebbe nel FIFA Ultimate Team, ma soltanto nelle partite contro la CPU. Ci crediamo, può darsi, però effettivamente certi pali al 90esimo, prenderne 4 di fila e soprattutto subire gol al 91esimo, gol improbabili, non è che capiti di rado, anche nel foot, eh? Nel frattempo, sempre a proposito di EA Sports e di FIFA e degli sportivi in generale, in Germania si è rivisto il concetto di loot boxes e microtransazioni destinate alle casse premio. In Germania, infatti, l'USK, che corrisponde più o meno al nostro PEGI o all'ESRB americano, ovvero il sistema di rating per i videogiochi, secondo quella che sarebbe una nuova legge al vaglio, vorrebbe fare in modo che tutti i giochi contenenti loot boxes e microtransazioni destinate a casse premio possano rientrare nella categoria d'età 18+. Il che significa che tutti i titoli sportivi finora ritenuti adatti anche per un pubblico dai 3 anni in su potrebbero rientrare nella categoria dei soli adulti. E anche per questa settimana, in particolare questa settimana senza alcun particolare motivo, vi ringraziamo per averci accordato la vostra gradita preferenza e vi auguriamo una buonissima domenica. E ragazzi e ragazze, signore e signori, vi ringraziamo sentitamente perché anche in questo periodo piuttosto difficile per il mondo videoludico, a livello di news, a livello di nuove uscite, di tutto quello che c'è da trattare e che ultimamente non risponde proprio al nome di buona notizia, che però vede voi protagonisti in quanto supporto al nostro canale. Ve ne siamo tanto grati, davvero davvero di cuore, e speriamo che vogliate continuare a supportarci nei nuovi progetti che vi proporremo quest'anno e che sono in realtà molti del 2020 ma che sono slittati fino ad adesso, ma prenderanno corpo durante quest'anno. Quindi grazie mille di tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao.